Però c'è un altro, ho fatto una ricerca, c'è un altro Francesco che invece viaggiava, ma nel tempo. Nel tempo. Ho scoperto questa cosa, c'è la grafica che ci può aiutare Vediamo. con un'immagine, eccolo qua. Questo Ah, vedi? è San Francesco, un quadro del fine 600, si chiama San Francesco Time Traveler. Era San Francesco che era in grado di viaggiare nel tempo. Lui ovviamente stando in fissa con Gesù andava indietro Sì. per salvare Gesù Tornava dalla indietro. croce. Vedi quella in basso a sinistra, sì, a sinistra è la macchina del tempo, si appiccia oggi a Una lui. palla Una questa. pala, sì, che non c'è in natura quella cosa, questa, però così crea un paradosso temporale, giustamente, perché se lui salva Gesù, poi lui non salva l'umanità e quindi Certo. San Francesco non si fa frate. Quindi qua Certo, Gesù glielo dice in quest'altra foto e fa, dice, guarda, sì. sì, aspetta un attimo, che qui sennò, creiamo un paradosso temporale e la situazione, io non posso fare il mio disegno. Lui dice, ah, vabbè, pensavo di fatto un favore, no, ma io sto benissimo, ho fatto amicizia con i ladroni, eccetera, eccetera. Però San Francesco è un po' testardo, quindi con la sua tecnologia che fa? Si fa piccolissimo, come vediamo in quest'altra, e cerca di svitare i chiodi dai piedi di Gesù Cristo con l'orecchio, perché non c'erano ancora i cacciavidi all'epoca. E anche perché poi conosce la barzelletta, no? Tu la sai, quella lì famosa, che nel 1200 ci stava, cioè che c'è Gesù in croce che dice, ah Dio, se sei onnipotente, toglimi il chiodo dalla mano destra, e glielo toglie. Poi fa, Dio, se sei onnipotente, toglimi il chiodo dalla mano sinistra, e poi fa i piedi, 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 così, questa cosa qui, no? E lui, sapendo questa cosa, lo fa, chiama anche un'amica per aiutare, farsi aiutare, guarda, vediamo la foto successiva, chiama anche l'amica per farsi aiutare. E lì Gesù se ne accorge, giustamente, no? Infatti se ne accorge e dice, però basta, t'ho detto, te no, e quello fa, no, beh, mica devi andare in puzza, cioè, lo sto a fare per te, comunque, ringrazia che ho le mani bloccate, sennò qua facevo un casino, vabbè, mica l'ho detto corica, e quindi così Gesù riesce a compiere il suo disegno che, stando a molti cattolici, è questo qui, e cioè essere appeso nelle aule delle scuole medie. Però qual è il problema? Cioè, adesso è così, ma fate attenzione nelle notti di luna piena perché accade questa cosa. Anche qui torna San Francesco e potrebbe farli cadere. Quindi ecco, questo era il mio intervento di Ti ringrazio di stamattina. essere amore, questo viaggio nel tempo.